proverai piacere, dolore e appagamento. Cercherai quelle profondità armoniose in un profilo. I cieli ventosi in uno sguardo. Forse non sarà facile come quando il rapporto era tra te e una roccia levigata o una nuvola bianca. È un interno, un centro nella ricerca di sé, nel desiderio dell'oltre, per conoscere e conoscersi. Mamma! Ascolto e guardo. Guardo e ascolto. Un ritorno indietro, nel tempo. Un desiderio di sapere, di scoprire cosa era prima e oltre. Poi fuori ti senti libero. Lo spazio rosa del cielo si fa più ampio tra la terra scura, il giallo, il bianco e l'azzurro. Non c'è cambiamento di forma o colore. Il nostro andare sembra aver fermato il tempo. È così qui. Il vento è vento. La pioggia è acqua che cade. Il movimento dell'aria segue il suo corso, senza che tu possa fare nulla. Solo accettare, aspettare, resistere, approfittare dell'esperienza per capire come continuare ad essere veramente qui e non altrove, perché allora tutto è inutile. Il viaggio vuoto, vana, la fatica di vincere la paura. La paura può essere parte del viaggio, ma perché non ammettere di avere paura? Oggi è finalmente venuto il momento del mio primo itinerario nel ventre della terra. La garza è l'energia, dal ventre della terra una nuova nascita che si copre di sangue. È una placenta, io mi copro di lei, guardo attraverso. La difficoltà della scelta, il dolore della scelta, il piacere di passare attraverso varchi infiniti. Non c'è limite nel passato e nel futuro. Noi siamo come un frammento che galleggia nel vento. Sempre in pericolo, sempre in attesa, sempre pieno di sogni, sempre sorpresi, ogni volta. Siamo nel mondo, non possiamo fermarci. La natura ha regalato forme per raccogliere riti di vero incontro, un avvicinamento per essere nel cielo, sopra la terra.
io amo essere il corpo che si sposta sulla geografia del mondo. Non dobbiamo fermarci alla superficie. È giusto ritrovare la continuità tra il dentro e il fuori, dove la luce allontana il riposo. Il corpo non riceve i segni della notte. Allora vai e pensi e guardi, e ancora oltre. Tu volevi quella prova. È difficile accostarsi all'origine del mondo. Qualcuno disegna un sole sul muro grigio e nel lungo inverno lo sogna. Thank you.